immersa nel verde delle colline di Alessia a Cava dei Tirreni, Villa delle Rose opera da 30 anni nel settore socioassistenziale a favore degli anziani, dei cittadini affetti da demenza, in condizioni di fragilità o affetti da grave disabilità. Aperte le iscrizioni per il progetto Nonno Vigile, avviato per l'anno scolastico 2017-2018 dall'amministrazione Servalli. Come ogni anno, l'iniziativa è rivolta a tutti i pensionati, uomini e donne, residenti a Cava dei Tirreni, i quali provvederanno a vigilare presso le scuole cittadine, primarie e dell'infanzia, negli orari di entrata e di uscita degli alunni, a supporto della polizia locale. Tutti coloro interessati a prendere parte al progetto dovranno essere pensionati di età non superiore a 75 anni ed essere in possesso di idoneità psicofisica accertata mediante certificato medico. Inoltre, dall'assessorato alle politiche sociali, retto da Enrico Bastolla, fanno sapere che i nuclei familiari in difficoltà possono chiedere, entro il 29 settembre, l'esonero parziale della TARI, la tassa sui rifiuti, per l'anno 2017. Nello specifico, i cittadini che potranno ottenere uno sconto di 100 euro sulla bolletta dei rifiuti dovranno essere in possesso di ISEE fino a 3.832 euro, mentre non dovrà superare gli 8.298 euro l'ISEE degli anziani ultra 65 anni, soli o con il coniuge, le famiglie monoparentali e i nuclei familiari il cui capo famiglia sia stato licenziato nel corso degli anni 2016 o 2017, per un periodo consecutivo non inferiore a 6 mesi.